famoso 10 agosto, le due insegnanti, provenendo dai giardini della Reggia, da quella direzione, si ritrovarono in questo spiazzo, ossia davanti al palazzo del Grand Trianon che vedete alle mie spalle. Per raggiungere il Petit Trianon, invece, avrebbero dovuto imboccare la strada che si usa ancora oggi, che è questa, si chiama Allée des Deux Trianons, per arrivare appunto davanti all'ingresso principale. Però una di loro si accorge di quest'altro sentiero subito di fianco, che oggi è interdetto al pubblico, decidono di imboccarlo per la semplice ragione che è più grazioso, è più verdeggiante, era estate, faceva un caldo terribile, quindi c'era più ombra, e da quel momento in poi, appena varcato proprio quell'ingresso, qualche cosa cambierà. Di tematiche legate alla dimensione invisibile della realtà impone un atteggiamento equilibrato, così da non essere sbilanciati in un senso o nell'altro, ossia affidarsi a un rigido iperrazionalismo oppure scivolare nell'abisso di interpretazioni acritiche inattendibili se non ridicole. La dimensione invisibile abbraccia un'ampia gamma di fenomeni e la si può affrontare unicamente con un atteggiamento possibilista, in grado di conciliare un equilibrato scetticismo con l'apertura verso l'ignoto. Così facendo, il fenomeno della psicoscopia d'ambiente, il tema di questa pubblicazione, ossia lo studio delle esperienze di chi ha affermato di aver fatto capolino nel passato, merita di non essere accantonato dalla memorialistica così come dalla scienza. La parte finale del libro offre una lettura del fenomeno attraverso le ricerche che risalgono all'Ottocento e le nuove frontiere della scienza, connesse con interpretazioni secolari che originano nella filosofia induista, antica spiritualità orientale e ipotesi occidentale, percorsi differenti per intuizioni comuni. Non mi resta che augurarvi buona lettura e buon viaggio nel crepuscolo della realtà. Thank you.